Sa, 1-2, prova.
Due squadre who are searching for redemption, vale a dire in cerca di redenzione, di riscatto, come direbbero i Måneskin nella loro celeberrima hit I Wanna Be Your Slave. Due squadre che galleggiano nei bassi fondi della classifica, entrambe a un punto, con l'unica differenza che una delle due, il San Filippo Neri, ha due partite in meno rispetto all'avversaria. Dal campo Don Calabria, Nuovo Aurelio e San Filippo Neri di LF Ciampino, per una dose di riscatto. Buon lunedì sera e buona partita da Leonardo Talusi. Le squadre sono già in campo al centro del terreno di gioco, a darsi il 5, a salutarsi con rispetto, nel segno del rispetto, con me, insieme a me, accanto a me, Martina Gaiba in regia e coordinamento delle immagini. Vi andiamo sommariamente a leggere le due formazioni, cominciando dai padroni di casa del San Filippo Neri con Sebastiani in porta, De Marcis, Massullo, Bocci e Bisci a comporre la linea difensiva, Sebastiani, Pacifici e Bracci a centrocampo con Dente, Adamo e Carli a comporre la terna d'attacco. Risponde invece un decimato di LF Ciampino con un 4-4-2 al servizio del mister Giuliani, con Maponi in porta, Cesare, Pelliccioni, Panimolle e Florio in difesa, Urcioli, Moro, D'Ambrosio e Castagna a centrocampo con Fusaro e Carattoli a formare il tandem d'attacco. È tutto pronto, il primo tocco al pallone, il primo giro alla sfera la darà con ogni probabilità la formazione ospite, vale a dire il DLF Ciampino, con Carattoli che sistema il pallone proprio al centro del terreno di gioco. Fischietto in bocca per l'arbitro, tra pochissimo la sfida partirà, chiede l'ok dei due portieri, che arriva esattamente in questo momento. Si parte con il match fra San Filippo Neri e DLF Ciampino, con il primo pallone gestito dalla formazione ospite con un giro palla prettamente difensivo subito con Florio che vuole venir via. C'è il pressing da parte del 7 Pacifici che alla fine si allontana dal pallone, allora gli regala la possibilità di andare in verticale, ma occhio adesso alla possibilità di contropiede con il 5 che vuole immolarsi sulla fascia, è più veloce di Florio, attenzione ancora al 5, va sul fondo, va al traversone, allontana molto bene Panimolle e poi due volte a liberare l'area di rigore il DLF Ciampino. Ultimo tocco è di un ragazzo in maglia blu, bianca e rossa, vale a dire della DLF, quindi rimessa laterale già battuta dal 2, un campanile alzato molto strano con un altro colpo di testa che il San Filippo Neri fa rotolare fuori dal terreno di gioco. Alla battuta va il 2, lontanissimo, con tanta forza a cercare il colpo di testa del 5 che però non trova alcun compagno e dunque semplice rimessa dal fondo per i ragazzi di Giuliani. Pressing molto alto da parte della formazione di casa, in tre uomini, tutti e tre quelli dell'attacco in pressing, un pressing che è efficace e funziona perché adesso il pallone è dentro l'area di rigore, c'è l'uscita però di Maponi che fa la voce grossa e blocca la sfera e riparte dal suo terzino di spinta, vale a dire Florio. Ancora Florio, vuole calibrare col sinistro, cerca il taglio di Castagna che però non è più veloce del 22, che lascia fuori uscire il pallone per una comoda rimessa dal fondo per Sebastiani, che con tutta la calma del mondo va a sistemare il pallone. Come dicevamo in apertura, il San Filippo Neri ha giocato soltanto due delle cinque partite che avrebbe dovuto disputare, una contro l'Unione Ferrovieri perdendo 1-0 proprio qui, tutte e due le partite giocate tra le mura amiche, per poi la vittoria di settimana scorsa contro Monterotondo. Ma tra poco finirò il mio discorso perché c'era la possibilità per il 2 di andare in verticale con l'intervento di Florio che con il fisico riesce ad andar via la pressione, poi però sbaglia a calibrare il suo sinistro per la corsa di Castagna che infatti non raggiunge il pallone e San Filippo può tranquillamente gestire e manovrare un'azione partendo dal basso. Si è abbassato tantissimo Adamo, lui che è una prima punta, l'unico marcatore del San Filippo Neri in questo inizio di stagione, l'unico gol segnato su calcio di rigore settimana scorsa nella sfida contro Monterotondo. Occhio perché c'è il 5 in posizione però irregolare perché è nettamente oltre la linea 3
del DLF Ciampino, che aveva fatto buona guardia, poteva dargliela sicuramente prima il suo compagno dal numero 14, con la corsa del numero 5 che è Giuseppe Dente. Rimessa laterale che deve ancora essere battuta da DLF Ciampino e viene battuta in questo momento. Vogliono andare lunghi per il tentativo di controllo del 48. Occhio per adesso alla possibilità di contropiede con Carattoli, è isolato, deve aspettare l'arrivo di qualcuno che è il 77. Occhio perché può andare al traversone, lo fa partire verso il centro dell'area di rigore, non c'è stata deviazione, ha calibrato semplicemente male il suo piede. Pallone quindi che termina direttamente sul fondo e Maponi e Sebastiani può sistemare comodamente il suo pallone. Come dicevo in precedenza, prima di essere interrotto dalla azione di partenza del 5 bianco-nero che ci ritroviamo proprio davanti a noi rispetto ai teleschermi e davanti a me in postazione, il San Filippo Neri ha giocato due delle cinque partite che aveva in programma, questa è la terza, quindi ha due partite in meno rispetto a DLF Ciampino che l'ha giocata e le sta giocando tutte e cinque in programma, anche perché questa è il posticipo della quinta giornata di EIFA Super League. Però intanto sporcato, Castagna lo può allargare da Carattoli che riesce ad andare bene col controllo, poi alza in favore di un compagno ma c'è un contatto tra il 77 e il 3, ha avuto la meglio il 77, calcio di punizione da una posizione abbastanza interessante per DLF Ciampino per andare in porta con Frezza che sistema la sfera e prende già la sua rincorsa. Sono tre gli uomini in barriera sistemati da Sebastiani, con il direttore di gara che conta i passi e si assicura che tutto sia nella norma. Sebastiani è già pronto alla battuta. Va Sebastiani, la palla non si abbassa a sufficienza, palla alta sopra la traversa, occasione questa per DLF Ciampino per portarsi in vantaggio quando siamo giunti al quinto minuto del primo tempo e il risultato è ancora ovviamente a occhialoni, 0-0, non ci sono state occasioni troppo degne di nota, questa è la prima in assoluto della partita con un calcio da fermo, un calcio di punizione battuto neanche troppo male dal 99 Frezza, che però non è inquadrato lo specchio della porta. Occhio al taglio del 5 che si fa vedere, la sventagliata è proprio per lui, è isolato, buon, fa bene il controllo, c'ha la sovrapposizione del 2, invece vuole andare con l'esterno dentro l'area di rigore, Maponi esce così e così, rischia di perdere il pallone, non lo va a recuperare l'estremo difensore perché lo recupera l'88, che è Panimolle, Castagna, di nuovo Panimolle, deve allontanare il pallone, lo fa alla perfezione, c'è isolato Carattoli che fa buona guardia del pallone, fa scudo con il corpo e accontenta la sponda di un suo compagno. Adesso siamo di nuovo tornati dall'estremo difensore Maponi, lui che gioca questa sera al posto di San Filippo. San Filippo che è uscito male da un intervento durissimo nella scorsa partita di Coppa Mivi, playoff che hanno mandato il DLF Ciampino ai quarti di finale. Il pallone intanto in verticale alla ricerca della corsa di Castagna, è troppo lungo però il pallone, facile la comoda presa di Sebastiani che fa la voce grossa e blocca, ovviamente chiede calma, non arriva il pressing del DLF Ciampino, non è la caratteristica principale della formazione di Giuliani quella del pressing alto, lo si era visto anche nella partita della settimana scorsa contro Sobat. L'occhio al 2 che viene pressato da D'Ambrosio, alla meglio però il 5 adesso, che controlla, è in mezzo a 2 e deve andare via dal traffico, c'è il pressing di Carattoli, se ne va via con un'ottima magia, il numero 5 che è Dente. Possibilità per Bocci, che allarga da Bisci, il primo in avanti, non è male l'idea. Poi attenzione adesso a Pacifici, occhio al taglio in verticale, interessante, per il destro in porta, che finisce dentro il gol dell'1-0 del San Filippo Neri che sblocca la situazione con il gol del numero 11 Federico Carli alla prima vera opportunità della sua partita. I bianconeri si portano in vantaggio, grande azione in verticale, tutti tocchi corti col poi il pallone filtrante in verticale a tagliare come il burro la difesa di DLF che si ritrova quindi sotto per 1-0 quando siamo giunti al minuto 7 di questo primo tempo
Il DLF aveva avuto l'occasione su calcio di punizione esattamente 2 minuti fa. San Filippo Neri alla prima occasione, vera e propria trafiggia DLF e va in vantaggio. Gran gol davvero, freddezza disarmante del numero 11 Carli. Qui intanto sbaglia completamente la soluzione, il passaggio, il retropassaggio, il numero 5 Dente. Trova impreparato ovviamente Sebastiani, che non può prenderla con le mani e quindi deve per forza rifugiarsi in calcio d'angolo. Alla battuta Castagna con il DLF che è costretto ad inseguire sin da subito. La battuta di Castagna col sinistro dentro, allontana molto bene Dente questa volta. Attenzione alla conclusione del 71, che è Fiorio, non trova la porta. Poi attenzione al rimpallo che favorisce il set, ancora Pacifici, questa volta rinviene bene però il numero 5 Pelliccioni, che era rientrato dal calcio d'angolo ed è riuscito perfettamente a recuperare la sfera sul doppio rimpallo vinto dal 7 Pacifici, che poteva andarsene in porta completamente da sola. Attenzione al pallone per Dente che prova la conclusione, murata, poi si murano in due praticamente, si ostacolano Pacifici e lo stesso Dente, ma attenzione ancora al 2 che viene frenato senza fallo e poi senza fronzoli allontana alla bella e meglio l'89 a Bagnara. Un po' Pelliccioni che litiga col pallone e con l'avversario, la palla termina in fallo laterale. Con ancora San Filippo Neri in possesso della sfera, occhio alla corsa, pallone dentro, c'è Pacifici che zona tiro, calcia due volte, poi occhio alla conclusione al volo! Che destro da parte di Francesco Bracci, che non trova la porta davvero di pochissimo, un destro al volo che non si è abbassato a sufficienza, palla alta sopra la traversa, ma DLF balla tantissimo in difesa. Una difesa che quindi, come detto, balla il tango. Qui Fiorio allontana il più possibile, Carattoli fa la sponda, viene braccato fallosamente dal 13, calcio di punizione quindi al cerchio di centrocampo per DLF, fallo era di Sebastiani che aveva braccato troppo vistosamente il suo avversario. Alla battuta può andare comodamente Panimolle e lo fa andando dal suo centrale compagno dal numero 5, D'Ambrosio. Il controllo non è perfetto ma efficace, Fiorio in controtempo, quindi San Filippo Neri può andare in avanti sempre con Dente che cambia scena dall'altra parte, troppo corto però è la sua soluzione per l'arrivo di proprio di Carli. Stavolta però il pallone termina direttamente in fallo laterale per DLF Ciampino, che vuole alzarsi un po' di più, vuole mettere pressione, vuole mettere paura a San Filippo Neri, che finora ha creato il suo e con un'occasione alla prima buona è passata in vantaggio con una freddezza disarmante dell'11 Carli. Fiorio deve andare via in mezzo a due, è fortunato perché il rimpallo lo favorisce e quindi è fallo laterale per DLF Ciampino quando ci avviciniamo leggermente al lato corto sinistro dell'area. D'Ambrosio si gira, calcia e giro, la palla colpisce il braccio di Carattoli che era praticamente lì davanti e calcio di punizione comandato dal direttore di gara dalle retrovie per San Filippo Neri, e quindi può con calma amministrare la sua azione d'attacco. Bracci adesso è pressato, costretto a tornare all'indietro con una finta di corpo, poi Sebastiani va dal 22 che è Massullo. Bisci, corre Bisci, ancora lui cerca di allargare per Adamo, non trova il pallone, il 14 lo ritrova in questo momento però. Manovra prolungata quella del San Filippo Neri in questo momento che è pressato, ma a centrocampo c'è un buco clamoroso praticamente della DLF che può essere, di cui si può approfittare esattamente in questa maniera. Attenzione a Carli in uno contro uno, si fa vedere il 2 che chiede il pallone, trova Adamo, vuole girarsi col sombrero, cerca il pallone di ritorno che non è male, traversone dentro ma la palla era già uscita. Ha provato poi il colpo di testa Dente in avvitamento, in torsione, senza però trovare fortuna, ma la palla comunque era già uscita dal campo e quindi rimessa dal fondo già battuta. Occhio però all'errore con Pacifici che si riprende il pallone con un dribbling
molto ansiogeno. Panimolle riesce ad eludere il pressing offensivo avversario e quindi manda il pallone direttamente in fallo laterale. Bracci che va da Sebastiani, ancora Sebastiani, gioca dietro, sempre il pallone di ritorno per lui. La difesa di Dialef interviene alla perfezione. Occhio al 48 che adesso vuole andare in verticale cercando la corsa del 77, che però non trova l'impatto col pallone. Per sua fortuna però la palla era carambolata direttamente in fallo laterale con l'aiuto di una deviazione. Girata dietro per Sebastiani. Adesso il 2, di nuovo Sebastiani, poi Massullo. C'è Bocci che si gira e torna da Massullo. Il 2 si allarga in questo momento, però si abbassa Bracci a prendersi il pallone, poi sventaglia in verticale trovando la corsa di Pacifici, che però non trova l'impatto col pallone, non trova neanche lo stop. Buona la difesa ad allontanare. Adesso Adamo che controlla molto bene, ancora Adamo, spalla alla porta, deve girarsi, tocca all'indietro, c'è Bisci, bello questo pallone filtrante, ma la palla è uscita secondo il guardaline che alza la bandierina, e quindi la palla era già uscita secondo il guardaline che aveva alzato la bandierina da tempo immemore. L'arbitro se ne accorge soltanto dopo, quando il pallone era stato messo in mezzo, e quindi fallo laterale che può battere comodamente, anzi addirittura calcio di punizione, ha fischiato fuori gioco. Pensavo che il pallone fosse uscito, anche perché la posizione irregolare non mi sembrava di averla vista. Di nuovo fallo laterale per DLF, solo che ha superato la propria linea di metà campo. Frizza non controlla, lo fa invece Bracci. Adamo, incontrastato però da Pelliccioni, è l'ultimo a toccare, il 5 in maglia blu, e quindi fallo laterale per San Filippo Neri. Adamo, sempre spalla alla porta, ma vengono sempre ad aiutarlo a raccogliere la sponda. Occhio però a Pacifici, che è scatenato in questo avvio di gara, le stava saltando tutti, ma ancora Adamo, due volte, tre, poi pallone sventagliato in verticale per la corsa di Carli. Vediamo se arriva sul pallone, sì, non è uscito, ancora Carli, un uno contro uno, punta all'88. Ancora Carli, questa volta però viene frenato dal gambone di Panimolle. Attenzione a Sebastiani che vuole andare via con una magia, non ci riesce. Poi Bocci vuole mandare il più lontano possibile. Occhio a Fiorio che sbaglia però il tocco, ma lo sbaglia anche Bracci. Fase confusa della partita in questo momento. E allora Maponi può mettere ordine e giocarla su un compagno che però perde nettamente il pallone, e c'è la palla per Pacifici, che in area di rigore, destro di Pacifici che si insacca all'incrocio piazzando il pallone, raddoppio San Filippo Neri, spietati in contropiede, riescono a prendere un pallone, a recuperare un pallone che Maponi aveva servito con troppa frenesia al suo compagno centrale Pelliccioni, che non riesce a controllarlo. Il 7 invece è un rapace, gli ruba il pallone, va in uno contro uno con Maponi, apre il piattone, la mette all'incrocio, raddoppio San Filippo Neri. Quando siamo giunti al minuto 16, 2-0, la partita è a senso unico a livello di occasioni da gol, anche perché DLF Ciampino sembra molto molto disordinato in campo. In gol dunque anche il numero 7 Pacifici, che in questo avvio di gara si stava rendendo molto pericoloso e soprattutto scatenato nei dribbling anche fortunosi vinti a centrocampo. Qui intanto c'è un fischio dell'arbitro per una carica ai danni di Carattoli, quindi calcio di punizione per DLF Ciampino, che deve rialzarsi e non poco da questa mazzata tremenda con un San Filippo Neri che sembra davvero essere padrone del campo e padrone delle situazioni. Fiorio non vuole stoppare, era completamente isolato, poi con il petto torna all'indietro. C'è Moro che però rischia di regalare un'altra volta il pallone a Dente, che corre come un treno. Riesce però in qualche modo Panimolle a tornare indietro da Maponi, che poi rinvia a nessuno, direttamente sulla sua panchina. Fallo laterale quindi per San Filippo Neri.
che può avere un nuovo possesso, può avere una nuova opportunità di creare un'azione da gol, anche perché questo primo tempo davvero sembra essere molto molto interessante. Carli, c'è la carica su di lui e quindi calcio di punizione per San Filippo Neri. Non è calcio d'angolo, anche perché l'arbitro ha fischiato. Vediamo se sarà effettivamente calcio d'angolo e l'arbitro quindi ha fischiato per un calcio d'angolo. No, no, è un calcio di punizione come avevo visto, come avevo sentito. Sistema addirittura un uomo solo in barriera, vale a dire Carattoli, che alza il braccio. Tutte le torri di San Filippo Neri sono in area di rigore, ci sono 5 uomini all'interno dell'area di rigore, di cui 3 sul primo palo, 2 sul secondo. La battuta troppo profonda che non trova compagni, la palla termina direttamente in fallo di fondo per Maponi, che quindi si salva da una situazione potenzialmente molto pericolosa. E quindi finora il risultato vede il San Filippo Neri comandare la sfida salvezza, il posticipo della quinta giornata di UEFA Super League per 2-0, grazie alle reti al sesto e al sedicesimo, prima di Carli e poi di Pacifici. Ecco Maponi, si fa vedere D'Ambrosio che chiede il pallone, c'è anche Castagna. La linea difensiva di San Filippo Neri è molto alta, ma preferiscono giocare corto e dal basso, che se non ci sono aiuti. 77 controlla male, un doppio rimpallo favorisce però D'Ambrosio. Occhio perché può servire il partente Castagna. Ottimo l'intervento difensivo da parte di un uomo del San Filippo, che poi commette fallo andando in scivolata, tentando di riprendere il pallone. L'intervento era sulla sfera, però comunque molto molto irruento. Ha premiato probabilmente l'irruenza il direttore di gara, calcio di punizione affidato al DLF. Si è interrotta quindi un'azione potenzialmente molto pericolosa per San Filippo Neri per andare addirittura sul 3-0. Il che vorrebbe dire notte fonda per un DLF che non riesce davvero a segnare. Il problema rimane sempre quello, vale a dire l'attacco. Nonostante i 3 gol segnati in Coppa MIV contro la Lupa Amatori. Doppio rimpallo favorisce il 5, ancora Dente. Gioca sulla linea del fallo laterale, ancora Dente, l'1-2, lo va a riprendere il 5, poi cerca di nuovo dentro, Castagna l'ha presa con la mano, non secondo l'arbitro, quindi si va al proseguo dell'azione. Non è messo direttamente in fallo laterale con la sfera che si avvicina a noi, ma poi se la va a riprendere Fiorio, che deve accelerare le azioni, ma c'è una sostituzione, c'è un cambio per DLF Ciampino, ed esce il numero 77, abbandona il campo. Lui che finora in questo primo tempo non era stato in grado di far del male alla retroguardia bianconera. Non c'è alcun cambio tattico perché prende la posizione di ala destra. Intanto pallone regalato ancora al DLF che può andare in contropiede. Adesso c'è Pacifici, sempre lui. Il tocco in verticale, sbaglia l'appoggio Fiorio, ancora il 2, va al traversone dall'altra parte dove può arrivare il colpo di testa. Adamo prova a controllarla in un modo non troppo semplice. Pallone che termina quindi in fallo laterale per San Filippo Neri. Quando però perdono il pallone i ragazzi di Giuliani è sempre un pericolo. Attenzione adesso. Ancora al 2. Ricominciano dietro e si prende gli applausi della sua panchina. Massullo. Ma centralmente Sebastiani, che però non si intende con Bracci e quindi recupera DLF, ma non controlla Carattoli, che è costretto a rinvenire. Non in questo caso. Attenzione alla palla per Carli, che è velocissima in area di rigore. Carli mette dentro, rimpallo. E pallone che termina, vediamo dove, in fallo laterale, non era uscito il pallone. Si salva ancora DLF, ma quanto sprinta Carli, quanto è veloce con le gambe, e lo si è visto nell'occasione del gol dell'1-0, a tagliare in due la difesa del DLF Ciampino. Pallone dentro, non c'è nessuno, c'è solo Maponi, che chiama a gran voce la sfera e la fa sua. Addirittura con calma Maponi aspetta che la terna d'attacco
di San Filippo Neri avanzi, poi tenta un dribbling di troppo, in questo caso Castagna, prova addirittura a calciare in porta Bracci, non trovando ovviamente fortuna. Pallone che termina direttamente sul fondo, viene a prenderla Panimolla addirittura, ma c'è comunque il pressing alto da parte di Pacifici, che è instancabile, ha corso tantissimo in questi primi 22 minuti di partita, dove il risultato dice ancora San Filippo Neri 2 e DLF Ciampino 0. Occhio al pallone adesso per Adamo, che gira, si va dall'11 di nuovo dietro, poi pallone in verticale a cercare Pacifici, il pallone è troppo lungo, è vero che corre ma non è il motorino, pallone che quindi termina direttamente sul fondo con Maponi, che può ripartire. Il pallone tra le linee, difficilmente giocabile, non per per Moro. Occhio al pallone in verticale, cercando il 48, non arriva neanche Castagna. D'Ambrosio recupera, attenzione a Carattoli che vede la porta e calcia, è troppo debole il suo tentativo, para senza problemi Sebastiani, che riparte quindi da Bisci. Sebastiani. Ancora Sebastiani, dietro Massullo. Si va a vedere Chiaiese, che è completamente isolato sul lato destro del campo. Lo vedono adesso e ci vanno, come ci va anche Castagna, in pressing. Giropalla difensivo, senza troppa pressione da parte di DLF Ciampino. C'è solo un uomo in pressing, Sebastiani. Adesso deve andare lungo e infatti fa così. Panimolle trova il pallone, colpo di testa a cercare la corsa del 7. Poi attenzione adesso a Dente, buono il controllo, è isolato, poi cerca l'ottimo inserimento da parte di Chiaiese, che prova a mettere il piedone, trovando però soltanto le braccia di Maponi, che blocca e agguanta il pallone e ha provato a far ripartire i suoi, ma la sfera è di nuovo in possesso dei bianconeri. Sebastiani va da Bisci e poi dialogo tra centrali. Occhio all'errore, pallone per Castagna che è zona tiro, non riesce ad arrivare sul pallone, troppo lungo per lui, ma occhio a Dente, adesso c'è la possibilità di contropiede per trasformare l'azione da difensiva in offensiva, il San Filippo Neri. Buono questa girata per la corsa di Dente, che è isolato, può controllarla, ancora Dente, uno contro uno con Castagna, torna all'indietro, bello questo tentativo di andare via con un controllo d'esterno, controllo con il petto di Chiaiese che è efficace, ma gli frana addosso Fiorio, palla che termina direttamente in fallo laterale. Qui intanto è rimasto a terra, toccandosi la punta del piede, il 10 che è Bracci, chiede quindi un attimo di tregua il direttore di gara. Intanto alla battuta del fallo laterale già si è posizionato numero 2 Davide Chiaiese, finora instancabile anche lui. Corre il cronometro, siamo arrivati al 26esimo minuto di questo primo tempo, con San Filippo Neri ancora a condurre i giochi sul 2-0. Sbaglia il tocco di prima sempre il 7, che però vuole andarselo a riprendere con coraggio e con cattiveria e determinazione. Il 7 finora uno dei migliori in campo per San Filippo. Occhio a Moro, deve dribblare anche se stesso per uscire vivo col pallone tra i piedi, gira da Fiorio che torna dal 10. Ancora Moro, la sventagliata in avanti, colpo di testa a liberare da parte di Massullo, non gliel'ha chiamata l'estremo difensore, quindi ha messo il pallone in fallo laterale comodamente, a scanso di equivoci. In zona d'attacco la battuta del fallo laterale che arriva in questo momento. Controllo di Fiorio, ma c'è un fallo di mano secondo il direttore di gara, e quindi calcio di punizione per DLF Ciampino. Non ci sono state proteste,
punizione San Filippo Neri. Alla battuta ci va direttamente il portiere Sebastiani, che vuole andare lontano, e così fa. Panimolle controlla così così, infatti perde il pallone, non per il suo compagno Pelliccioni. Attenzione a Sebastiani col 13, che vuole tentare anche il dribbling su Panimolle, non gli riesce. Bisci prova il pressing sul 4, senza fortuna. Attenzione al traversone in mezzo, chiama il pallone Sebastiani, lo fa suo e riparte Bisci. Sebastiani deve controllare e lo fa alla perfezione. Bisci, occhio però perché c'è il 5 che è completamente solo, il pallone è verso di lui. Fioro fa muro e riesce ad allontanare, poi Chiaiese fa scorrere la sfera in fallo laterale. Si fa vedere tante tante volte il 5 Dente, che ha praticamente una fascia completamente libera per andare ad attaccare. Era stato visto forse un po' in ritardo, intanto c'è un cambio perché esce il 48 del DLF per far rifiatare un po'. Colpo di testa di all'indietro di Dente, che però non trova il coordinamento di alcun compagno, infatti si è lamentato leggermente perché qualcuno a suo avviso doveva essere lì. È rientrato il 77 comunque al posto del 48 per DLF Ciampino. Pallone dietro di nuovo da Maponi, si allarga Fiorio che vuole il pallone ma nessuno lo serve, chiede infatti il pallone Fiorio. Si può andare al cambio di scena, non in questo caso perché c'è l'intervento perfetto in ripiego di Pacifici. Ancora DLF in possesso con un fallo secondo l'arbitro, ha sradicato il pallone dai piedi il numero 3 Bisci. Calcio di punizione quindi per DLF Ciampino. Tante proteste per questo intervento irregolare secondo il direttore di gara. Calcio di punizione battuto corto, trollo però assolutamente inefficace, e quindi fallo laterale per San Filippo Neri. La batte Bisci che va da Sebastiani, ancora Sebastiani, allarga tutto Massullo. Chiaiese, arriva il pressing di Castagna, trova però libero sulla destra il 5, occhio alla sovrapposizione di Chiaiese che chiede il pallone e lo invoca. Doppio dribbling fortunoso del 5 che passa ancora, deve tornare all'indietro e scarica dove trova Pacifici che vuole andare in avanti. Con troppa fretta trova l'intervento di Castagna, poi D'Ambrosio allarga per Carattoli e spalla alla porta, deve girarsi, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora Sebastiani può portare avanti il pallone. Ancora il 13, allarga tutto, di nuovo pallone di ritorno per il 13 che non riesce a correre abbastanza. Sfera che quindi scivola tra le braccia di Maponi che riparte immediatamente. San Filippo Neri che continua ad amministrare il suo 2-0. Fraseggi corti imperfetti a dir poco per DLF Ciampino. Chiaiese con l'esterno ha provato ad andare in avanti a cercare un compagno centralmente, qui finisce per terra Moro, finisce per terra Moro che si tocca la gamba, adesso si rialza comodamente, aveva subito un tackle al cerchio di centrocampo con uno come Adamo, poi non è sicuramente facile uscirne senza dolori. Pallone scodellato e quindi si ritorna dietro da Massullo che dialoga con Bocci, sempre Massullo. Si stringe Chiaiese, il pallone però non è per lui. Controllo di Dente che con il tacco addirittura riesce a trovare il coordinamento di Bracci. Occhio al 13 che va via bene alla pressione. Poi pallone per Bisci sull'estrema sinistra. Di nuovo pallone di ritorno per lui. Carli dialoga con Bisci. Ottimo intervento in posizionamento da parte di un difensore del DLF. Pallone ancora cercato dentro con Panimolle che deve andare via, lo fa malissimo ma spreca completamente il gol del 3-0. Il 5 che è Dente si era trovato il pallone nella piena disponibilità sul suo destro con la porta completamente sguarnita, cerca la potenza non la precisione e soprattutto non ha trovato freddezza.
Si divora quindi il gol del 3-0 San Filippo Neri, che avrebbe probabilmente chiuso la partita, ma non è finita. Pallone ancora per Dente, che cerca con l'esterno il tocco dentro. Restano a terra due uomini, poi libera alla bella e meglio il difensore. Occhio a Sebastiani, che è fuori dalla sua area di rigore, deve allontanare come può, e lo fa trovando addirittura Bisci. Controllo e pallone che rimpalla sul piede di Carli. E quindi fallo laterale per DLF Ciampino. Un'altra volta un errore in fase di impostazione, in fase di costruzione. Un errore con un passaggio semplicissimo. Ha servito comodamente l'assist per Dente, che doveva soltanto veramente appoggiare in porta il pallone. Calcia di potenza, palla alta sopra la traversa. E San Filippo Neri che sciupa l'occasione per chiudere definitivamente la partita soltanto al minuto 33. Quindi mancano 7 minuti alla fine di questo primo tempo, dove il San Filippo Neri domina in lungo e in largo, in fase di impostazione, in fase di costruzione, in fase offensiva, anche in fase difensiva, perché DLF Ciampino non ha mai tirato una volta in porta. Rimessa lunga, colpo di testa di Pelliccioni, ancora il 77, controlla, alza a cercare Carattoli, che deve fare a spallate con Bisci, e non è facile. Commesso fallo però su Bisci, calcio di punizione per San Filippo Neri, che può quindi provare a riversarsi in avanti o quantomeno far scorrere secondi preziosi. Già battuto, si va da Sebastiani portiere e non Sebastiani centrocampista. I numeri di differenza sono 12, l'1 ce l'ha il portiere, il 13 ce l'ha il centrocampista. Massullo si fa vedere, Chiaiese adesso isolato e non può essere servito. Sebastiani allora. Rinvio di Sebastiani lungo, si fa vedere Dente, vediamo se va a staccare. No, c'è però Chiaiese che controlla, si isola addirittura alla perfezione dal pressing avversario del folto centrocampo del DLF. Adamo si gira e trova l'inserimento di Dente al centro per il salvataggio miracoloso di Panimolle. Sembrava quasi autogol, ha rischiato tanto l'autorete, l'88 di DLF Ciampino, pallone messo sul fondo, stava arrivando come un treno Carli per la doppietta, doveva solo appoggiare in porta. Intervento in scivolata miracoloso di Panimolle, palla in calcio d'angolo, forse però qui poteva calciare un'altra volta il 5, poteva calciare Dente, gli è mancata la freddezza ancora una volta, attacco d'altruismo, palla sul fondo, quindi calcio d'angolo, battuta adesso verso il secondo palo, non esce nessuno, colpo di testa di Massullo che però ha buttato per terra Castagna, quindi calcio di punizione per DLF Ciampino, che quindi si salva ancora dal 3-0. Addirittura deve andare a chiedere scusa il 22 Massullo per il fallo su Castagna. Castagna ha qualcosa da ridire al suo avversario dal numero 22. E punizione intanto battuta. Fiorio, pressing è sempre alto. Occhio a Moro che deve andare via la pressione, lo fa bene. Panimolle allarga, poi si torna indietro. Pelliccioni in via lontano, vuole la corsa, ma c'è in anticipo però il portiere Sebastiani, che accontenta tutti e manda il pallone direttamente in fallo laterale. Alla battuta va il 4, che era il neo entrato. Questa laterale battuta. Palleggio del 77, che viene messo per terra. Calcio di punizione per DLF Ciampino, questa volta da posizione interessante, per un traversone dentro, per le torri, come Castagna, ma soprattutto come Carattoli, che aveva segnato un gol nella sfida di lunedì, di playoff di Coppa MIV, nel 3-1 finale contro la Lupa Amatori, partita interrotta al 15 minuti, pardon, dalla fine della partita per un intervento durissimo alla testa del portiere, sul portiere San Filippo, che ne è uscito malconcio ovviamente. Alla battuta il 4 va verso il secondo palo, chiama il pallone Sebastiani che ci mette la mano, non blocca, preferisce prolungare la traiettoria della sfera in calcio d'angolo, con DLF che prova a mettere il muso fuori dal finestrino per la prima volta nella sua partita, sul risultato di 2-0 a sfavore.
3 minuti alla fine intanto. E non credo ci sarà recupero. Eccolo, la battuta in mezzo, interviene così e così Sebastiani, poi deve addirittura dribblare l'arbitro il 5 dente, che però può andare in contropiede, devono alzarsi praticamente tutti. Attenzione ad Adamo che allarga per Bisci, Bisci in uno contro uno con Abbagnara, il pallone però è leggermente sbagliato, occhio al rimpallo che però non favorisce il numero 3, e infatti è fallo laterale per DLF Ciampino. Comunque applausi per, da parte della panchina a San Filippo Neri, perché questa sicuramente è una gara giocata perfettamente sotto tutti i punti di vista. Moro va in avanti, non trova il 77, trova soltanto la copertura di Bocci. Piocchio ha un contatto falloso praticamente a metà campo su Sebastiani, centrocampista. Calcio di punizione per San Filippo Neri, che può andare alla battuta comodamente con il 10 che è Bracci. Si torna da Bocci, Bracci, di nuovo Bocci, arriva il pressing di Carattoli, pressing che dura neanche 30 secondi. Massullo da Sebastiani, si stringe Chiaiese, lo ignorano, non lo servono. Massullo, nessuno va in pressing, allora Massullo ha tutto il tempo del mondo per andare da Pacifici, che dribbla molto bene il 5, che è Pelliccioni, occhio alla possibilità di contropiede per la corsa di Bisci, che avanza ancora, Bisci, c'è Carli dentro, il pallone è per lui, intervento di Fiorio, ma attenzione non è finita, occhio al 10, che piazza il destro! E la palla che sfiora l'incrocio dei pali e va sul fondo, che bella questa conclusione da parte di Bracci, che va una spanna dal palo, anzi gli fa proprio la barba, con rasoio e schiuma, pala direttamente sul fondo. Che occasione per San Filippo Neri per chiudere definitivamente il discorso, con un destro a giro prelibato da parte del 10, ma da apprezzare soprattutto la corsa in sfondamento di Bisci, che era andato via molto bene al pressing, ma non c'è più tempo, fischia due volte il direttore di gara, si va negli spogliatoi, è 2-0 per San Filippo Neri, un San Filippo Neri che ha dominato in lungo e in largo la partita in fase di costruzione, in fase offensiva e in fase difensiva. Decisivi fino adesso i gol di Carli al 6° minuto e di Pacifici 10 minuti dopo al 16°. Noi ci risentiamo tra pochissimo, andiamo allo studio.
Torniamo in diretta dal Campo Don Calabria, nuovo Aurelio in Roma per il secondo tempo di San Filippo Neri contro DLF Ciampino, squadra di casa in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Carli al sesto e al sedicesimo il raddoppio di Pacifici, due gol importanti per una squadra che quindi può con questi tre punti abbandonare le zone calde della classifica, soprattutto con due partite in meno per DLF Ciampino. Invece la strada si farebbe ancora più tortuosa. Il fischio dell'arbitro arriva adesso con il primo pallone gestito dal San Filippo Neri, che può andare comodamente al possesso del pallone. Si fa vedere Sebastiani, che corre. Di nuovo Sebastiani, va in avanti, cercato il taglio da parte del 3 che non controlla il pallone, poi sì, occhio alla porta vuota, ma c'è carica al portiere, il fallo da parte di Bisci, calcio di punizione quindi per DLF Ciampino, e questa poteva essere un'altra potenziale occasione per San Filippo Neri per chiudere definitivamente il match, per mandare in cascina il suo risultato, per mandare in cascina i suoi tre punti fondamentali, come dicevo in apertura, per la sua classifica, visto che sono due squadre che sono appollaiate a un punto in classifica. Anzi, San Filippo Neri a 3 e DLF Ciampino a 2, visti i due pareggi per 0-0 contro Rione Ognissanti e Sobat settimana scorsa. D'Ambrosio recupera e va dietro, occhio a Panimolle, dribbling di troppo ma efficace, si va da Fiorio, occhio al taglio in verticale a cercare Fusaro, che però non se cercare Urcioli, che non trova l'impatto col pallone, palla messa quindi in fallo laterale, comodamente battuta da Fiorio, dietro da Panimolle. Non c'è pressing questa volta di San Filippo Neri. D'Ambrosio, Frezza di prima per Fusaro, che viene pestato. Attenzione perché c'è il 4 che si fa vedere, che è Franceschi. Non si può battere ovviamente prima perché è stata chiesta la distanza, quindi calcio di punizione di prima per il DLF Ciampino. Chissà se andranno in porta. Sono stati posizionati due uomini in barriera, infatti non vuole andare in porta, vuole andare morbido dentro. Non trova nessuno, poi attenzione al colpo di testa, occhio alla corsa di Carli, perché ha tre polmoni. Carli ha la possibilità di andare, ancora Carli, va in uno contro uno con Panimolle, è costretto però ad allargarsi. Ancora l'11, Carli punta Panimolle, in uno contro uno, arrivano i rinforzi che sono quelli del 3. Ancora il 3 che è Bisci, si va da Sebastiani, deve tornare per forza indietro, lo fa girando. Gallo, poi l'8, pallone dentro, il pallone è buono per il controllo del 7 che torna all'indietro, destro piazzato e pallone che non si abbassa a sufficienza, pallone alto sopra la traversa, grande palla gol, bella occasione questa per San Filippo Neri per chiudere la partita in bellezza quando siamo giunti al terzo minuto della ripresa. Risultato che non cambia rispetto a ciò che vedete in sovraimpressione, quindi San Filippo Neri 2, DLF Ciampino 0. Frezza, occhio al pressing di Sebastiani, poi c'è un contatto falloso, calcio di punizione per DLF Ciampino all'altezza del cerchio di centrocampo, si batte corto da Frezza, occhio al pressing che arriva di Sebastiani come un treno, instancabile anche il 13, ha giocato molto bene nello stretto, pallone in verticale a cercare Urcioli che controlla ma senza aver commesso fallo. Fusaro arriva in raddoppio, occhio all'8, che scarica, ancora l'8, si fa vedere Dente, centralmente da Adamo che apre molto bene, ma la posizione irregolare da parte del 2, che è Chiaiese, che non protesta nemmeno, non era male l'idea, l'apertura di prima col goniometro da parte di Adamo, finora partita preziosa la sua. In fase di costruzione, in fase di sponda, in tanti a dare una mano al 14 capitano del San Filippo Neri, che finora però non ha ancora trovato la gloria personale. Calcio di punizione intanto per San Filippo Neri.
C'è Sebastiani che allarga da Bisci, che può anche crossare, si fa vedere Carli in sovrapposizione, pallone che però viene allontanato in maniera efficace dal DLF, che può andare in contropiede. Vediamo se ci riesce col pallone in verticale. Interviene alla perfezione il 15, che è Cacioni, appena entrato al posto di Bocci, quindi è stato un fischio dell'arbitro all'altezza del cerchio di centrocampo per un fallo ai danni di Castagna. Calcio di punizione per DLF Ciampino. La battuta va a Moro, Franceschi si fa vedere, il pallone però non gli arriva e quindi si andrà presumibilmente alla battuta lunga a cercare una deviazione. E invece no, Corti. Moro va via con un bel dribbling. Moro calcia col destro, è troppo debole la soluzione, blocca senza problemi Sebastiani. Per impensierire un estremo difensore sicuramente è giusto il tiro da fuori, come in questo caso il DLF Ciampino, l'unica occasione ce l'ha avuta con dei tiri da fuori. Sebastiani, occhio all'arrivo dell'avversario. Il pallone in fallo laterale, il pallone che è sbattuto su Fiorio, ma sul braccio di Fiorio, quindi calcio di punizione per San Filippo Neri. Andranno lunghi alla battuta, va Chiaiese, batte lungo a cercare la sponda di Adamo, che però non arriva sul pallone, ci arriva invece Pelliccioni che prolunga la traiettoria della sfera, in fallo laterale. Adamo si gira, va dall'8, è isolato, è costretto a scaricare sul 13, una fortuna però, attenzione adesso alla possibilità di contropiede, di 2 contro 3, il pallone in verticale a cercare la corsa di Fusaro che non arriva sul pallone, palla in fallo laterale dunque per Bisci che va alla battuta verso Carli, c'è l'uomo in pressione che è Franceschi, viene sbilanciato senza però aver commesso fallo, poi Franceschi allontana come può, si tocca la zona lombare il numero 11 Carli, autore del gol dell'1-0. Bisci alla battuta, arriva Carli, si fa vedere ma il pallone non è per lui. C'è Adamo che controlla molto bene, ancora Adamo, salta anche Franceschi che però col gambone allontana. Duello tra il 3 e il 48, pallone in avanti, in fallo laterale però per DLF Ciampino. Chiedono di salire i ragazzi di DLF Ciampino, troppo schiacciati nella loro metà campo, secondo Pelliccioni. E non ha tutti i torti. Invio sbagliato D'Ambrosio, occhio perché zona tiro, Lotto interviene molto bene, poi cerca a una seconda possibilità Moro, doppio dribbling, pallone dentro, c'è però la chiusura interessante del difensore, occhio adesso alla possibilità di contropiede con l'intervento di Pelliccioni, scivolata efficace, ma c'è una seconda possibilità per Carri che può andare in avanti con un contatto con Pelliccioni, non protesta neanche, adesso sì che protesta. Sembrava aver frenato lui addosso al 4. Poi la palla gli carambola di nuovo addosso e quindi in fallo laterale per DLF Ciampino. Carli forse un po' stanco, ha corso tantissimo nel corso del primo tempo e non ha ancora abbandonato il terreno di gioco. E finora le sue galoppate sono state tutte efficaci, compresa quella del gol dell'1-0. E ce la ricordiamo. Colpo di testa da parte di Cacioni, che però non trova destinatari, trova soltanto la rete di fondo campo, in fallo laterale quindi di LF Ciampino. Franceschi va dietro, da Pelliccioni. Non c'è nessuno che arriva, deve girare, cambiare scena, l'idea non è male ed è anche efficace. Colpo di testa di Fiorio, il pallone di ritorno per lui. Ancora Fiorio può provare ad avanzare, rinviene molto bene però Chiaiese. Adesso Sebastiani va dietro, si cambia lato e si va da Bisci, che è molto isolato, può portare avanti il pallone, lo fa esattamente adesso, trova Adamo, molto lontano dalla sua area di competenza. Occhio adesso alla possibilità per Panimolle di andare in verticale, lo fa trovando Fiorio. Moro, D'Ambrosio, sbaglia il passaggio corto, adesso attenzione alla possibilità di contropiede per Dente, che può andare anche al traversone, cerca invece Pacifici che si gira, riesce ad allargare per Adamo che però perde contatto col pallone. Sebastiani non riesce a calciare per l'intervento importante di Pelliccioni, che poi tenta un dribbling su Sebastiani
viene messo per terra, calcio di punizione per DLF Ciampino, quindi pericolosissimo però San Filippo Neri quando attacca, costantemente pericoloso quando si fa vedere nella propria metà campo, quando si fa vedere a ridosso della propria area, anzi dell'area di rigore avversaria. È arrivato il 49esimo minuto, quindi 9 minuti sono passati e il risultato è ancora di 2-0. E occhio alla possibilità adesso per Carli, che corre veloce, la palla non è uscita, sì, secondo l'arbitro. E quindi fallo laterale per DLF Ciampino, con Carli che non è riuscito nello sprint finale, nel tenere vivo questo pallone. Applausi comunque per lui, per il suo coraggio, per la sua determinazione, ma c'è bisogno di aspettare un momentino perché c'è un cambio nel San Filippo Neri, perché esce Dente, buona però la sua prova, soprattutto nel primo tempo, non ha avuto modo di farsi vedere eccessivamente in questa seconda frazione. E tra poco vi diremo chi è entrato, non appena ci mostrerà il suo numero di maglia, che è il 17. Quindi dentro De Marinis, al posto di Dente, non cambia nulla tatticamente. Occhio a De Marinis che va a riprendersi subito il primo pallone, con tanta determinazione non riesce però a tenerlo in campo allo stesso modo, e quindi fallo laterale per DLF Ciampino. Si fa vedere Frezza, il pallone per lui, vanno in due sulla stessa sfera e quindi adesso Pacifici può andare, ancora Pacifici è costretto ad allargarsi e ad arretrare, riesce a trovare Lotto che è zona tiro, allarga per Adamo che è zona tiro, allarga dentro Carli piazza, giro Maponi, che super intervento dell'estremo difensore di DLF che allunga la manona e prolunga in calcio d'angolo. Che occasione questa per Carli per chiudere definitivamente il discorso. Adamo non ha voluto calciare, ha preferito essere altruista e far segnare la doppietta al suo compagno che ci è andato vicinissimo. Pallone messo in mezzo, allontana molto bene Panimolle, di nuovo in calcio d'angolo. San Filippo Neri non arresta la sua corsa alla battuta. De Marinis appena entrato si fa vedere proprio il 14, che però non arriva sul pallone, controllo non efficace, poi c'è un fallo con la mano e quindi calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Non credo si andrà al VAR perché sembrava abbastanza chiaro che il pallone fosse fuori dall'area di rigore abbondantemente, e infatti è così. Sistema il pallone direttamente Pacifici, occhio perché il suo destro non è caldo, è bollente, visto il gol che ha segnato nel primo tempo. 52esimo in corso e calcio di punizione da leccarsi i baffi per San Filippo Neri. Si può andare sia col destro che col mancino e credo che stia per contare i passi proprio Pacifici, o probabilmente si andrà col mancino, sembra più lontano, sembra più pronto per una rincorsa il suo compagno accanto a lui. E intanto c'è anche Carattoli che si va a posizionare in barriera, barriera foltissima per Maponi, perché questo è un tiro da fermo davvero pericoloso, molto pericoloso, ancor prima della sua battuta. Vediamo se adesso si può andare, ecco il fischio dell'arbitro. La battuta è col mancino, pallone che termina alto sopra la traversa, la sfera non si abbassa e Maponi quindi può andare a raccogliere la sfera non da dentro la porta ma sul retro e posizionarla per un comodo rinvio dal fondo. E ovviamente va corto, da Panimolle. Si fa vedere Frezza, occhio al pressing, rischia tantissimo il DLF Ciampino nelle manovre cortissime, perché il pressing di San Filippo Neri è veramente asfissiante, come in questo caso, che recupera con De Marinis, si va dall'otto, però interviene alla perfezione il DLF che vuole andare in avanti, Carattoli non controlla bene. Poi c'è un fallo ai danni di Chiaiese che termina a terra e l'arbitro decide di fischiare un calcio di punizione. Ha preferito non andare al vantaggio. Invece no, ha fatto semplicemente carambolare il pallone in fallo laterale per permettere a Chiaiese di rialzarsi. Gesto di fair play per DLF Ciampino. La corsa di Bisci, occhio all'uomo adesso per il 7 che va di nuovo da Bisci, palla di ritorno dentro per Carli che prova un dribbling di troppo, arriva Fiorio che col piedone fa la voce grossa e mette in calcio d'angolo, a lui l'ultima parola,
su questa azione, e quindi calcio d'angolo dalla bandierina che divide l'ipotetica tribuna Montemario dalla curva nord. Alla battuta col mancino Bisci. Battuta profonda al centro, ancora una volta l'intervento difensivo è decisivo, poi al volo prova De Marinis che non trova lo specchio, palla alta sopra la traversa, e beh, corpo all'indietro, pallone chiaramente che si alza e palla sul fondo. Fiorio con il pressing, si va da Frezza, si torna da Fiorio, dribbling anche su se stesso, nessuno si muove, prova ad andare in avanti, c'è Carattoli che stoppa bene, poi raccoglie dietro dove c'è Frezza a prendere la sua sponda. Pelliccioni va in avanti a cercare Carattoli, intervento difensivo strepitoso, attenzione all'otto che adesso può partire in contropiede e mandare il pallone in avanti, non in questo caso, c'è Sebastiani di testa di nuovo dall'otto. Adamo temporeggia, va da Carli, sovrapposizione del 3 che arriva come un treno, non lo serve l'11, va dentro a cercare l'aggancio, interessante, pallone messo in mezzo dove non ci arriva nessuno, intervento di Pelliccioni a liberare. Occhio adesso a Fiorio, dribbling e si va dal nuovo dal 71 che subisce fallo, calcio di punizione per Viale F Ciampino. 55 sul cronometro, 5 minuti e se ne va a metà del secondo tempo. Pallone in verticale a cercare il 99 che non controlla. Sebastiani ricomincia quindi da Bisci. Si fa vedere Carli. Il pallone invece è per il rientro di Sebastiani. Di nuovo Bisci. Adamo è isolato, deve andare dietro perché spalla la porta. Si va dall'otto. Finta e doppia finta e contro finta. Gallo va da Caccioni, Bisci rischia di sbagliare regalando il pallone al 48 che però non arriva sul pallone, di nuovo Bisci, una seconda possibilità di andare in avanti, allarga centralmente Sebastiani, come gioca bene il San Filippo Neri tra le linee, come si intendono i ragazzi di Fazzi. Occhio adesso alla conclusione deviata, ma Poni si deve allungare ancora per mettere il pallone in calcio d'angolo. Che occasione ancora per San Filippo Neri per chiudere definitivamente il discorso. Ancora calcio d'angolo quindi per Bisci, che si prepara con tutta la calma del mondo alla battuta di questo corner, l'ennesimo di questa partita, è il settimo per San Filippo Neri. Alla battuta Bisci, area molto affollata, cross dentro, secondo palo dove non arriva nessuno, c'è Adamo che controlla, deve andare lì indietro, c'è invece il DLF che vuole andare in verticale, poi destro deviato in calcio d'angolo, tante proteste degli uomini di DLF e l'arbitro decide di cambiare la sua decisione e di dare rimessa dal fondo. Tanti applausi che arrivano in questo momento per l'uscita dell'autore del gol dell'1-0, Carli. Ha corso tantissimo, ha speso tantissime energie ed entra Gianluca Gozzer che come un treno va a prendere la posizione di Carli con la maglia numero 9 sulle spalle. Il classe 2002, Gianluca Gozzer. Sebastiani cerca Adamo, non trova l'impatto col pallone, lo trova Bisci però, a seguito di un assist dell'avversario. Eccolo l'1-2 a cercare proprio la corsa sia di Sebastiani che ruba il pallone, ma è più attento invece Pelliccioni che non si fa sorprendere. Carattoli, dribbla anche l'arbitro, poi manda in verticale una bella palla, però c'era posizione irregolare. Alzata la bandierina dell'assistente, attenzione ad Adamo che si gira e calcia con il destro, pallone però che termina largo rispetto al palo di destra della porta di Maponi. Rientra possesso palla però, capito? Alla battuta Maponi, era andato a riprendergli il pallone Franceschi e si torna da Fiorio.
pressing è comunque alto dei ragazzi di Fazzi. Frezza, Moro che si gira contro De Marinis. Ancora Moro, deve aspettare l'arrivo di qualcuno, che è di Frezza, il 99, scarica lateralmente per D'Ambrosio, che perde però il contatto col pallone e commette fallo D'Ambrosio. Calcio di punizione ai danni di Chiaiese, con Gianluca Gozzer che adesso la forza freschissima si fa subito vedere in avanti. Vediamo se riuscirà a timbrare il cartellino anche lui. Chi ha la battuta, ma intanto prima c'è qualche, credo ci sia qualche sostituzione in atto per DLF Ciampino, e così è. Non ci sono tanti interpreti, non ci sono tantissime scelte che può operare il mister Giuliani. Rientra Panimolle a prendere il suo posto al centro della difesa, palla in verticale, Adamo controlla, ma non in maniera efficace. Si torna da Franceschi, che trova Gozzer. Il pallone va a finire quasi sulla nostra telecamera. Arriva in soccorso Carattoli, che ci salva dai guai. E si può andare a battere adesso il fallo laterale. Colpo di testa di Gozzer. Entrato molto bene. Occhio adesso a Castagna, che è rientrato dopo essere stato sostituito a fine primo tempo. Attenzione a Panimolle, il pallone di nuovo per Castagna. Adesso Frezza, dribbling, tunnel addirittura un avversario con Lotto che se ne va via con un'ottima azione personale. Poi va dietro da Bisci, che porta palla. Ancora Bisci, apre dentro a cercare il controllo con il braccio, che viene visto e fischiato dal direttore di gara per il fallo di mano di Sebastiani al limite dell'area di rigore. Calcio di punizione già battuto da DLF, che manovra difensivamente. Colpo di testa di Sebastiani, non arriva alla sfera neanche a Carattoli. Occhio a Lotto che si gira, il tocco è per De Marinis, poi traversone al centro, Panimolle con il petto la giusta all'88, che però perde l'ennesimo pallone della sua partita. Recupera con uno splendido intervento in velocità il 5, poi Bisci anticipa l'arrivo di Franceschi, si va da Adamo, lascia Gozzer, ancora il 9, sempre Gozzer con grande sprint e freschezza, si va da Pacifici che poi gira, un pallone interessante questo per Chiaiese, che gira dietro. Occhio al traversone che arriva adesso sul secondo palo, Adamo la controlla ma in maniera sfortunata, non riesce a metter giù e a calciare, complice anche una deviazione finale da parte del 5. Si prende i complimenti Gianluca Gozzer per il modo in cui è entrato in partita, e intanto c'è il cambio perché esce il capitano, esce Adamo al termine di una partita di sacrificio. Da applausi il capitano col 14 di San Filippo Neri, e al suo posto entra qualcuno che sicuramente non che non sia all'altezza della situazione, ma proprio all'altezza del sostituto, perché Adamo sarà 1,90 m. Ovviamente noi scherziamo e ci divertiamo. È entrato comunque con la maglia numero 21 Saltarelli, che va a fare la prima punta con Gozzer che si mantiene sull'esterno al posto di Carli. Non cambia nulla tatticamente mister Fazzi. Il pallone regalato adesso, attenzione adesso alla possibilità di corsa per Sebastiani, che tiene il pallone in campo con una magia, doppio rimpallo, Franceschi, la palla non esce, ancora Bisci, si fa vedere Gozzer, il pallone invece è per Lotto, occhio che zona tiro, vuole calciare, si prepara il destro, non lo fa partire, poi doppio velo che fa scivolare il pallone non sui piedi di un attaccante, bensì tra le braccia di Maponi. Siamo giunti al minuto 63, la metà del primo tempo e del secondo tempo è bella che è andata. Rinvio di Maponi che termina, vediamo se in fallo laterale o no. No, sì, in questo momento sì. Vado a recuperare il pallone, lo servo a Bisci che può andare alla battuta del fallo laterale. È completamente isolato il vice capitano. Di nuovo Bisci. Sebastiani temporeggia, aspetta. Occhio al taglio di De Marinis.
però si isola troppo e costringe il suo compagno a cambiare scena. Di nuovo Bisci, dopo essere stato servito da Sebastiani. Pallone troppo corto, interviene Carattoli, occhio perché può andare via col fisico. Carattoli cerca l'apertura in verticale a cercare il 77 Urcioli, che finora è lui l'autore dell'unico gol di DLF Ciampino in UEFA Super League. Bisci si ferma, finta e torna dietro, dove c'è Cacioni, poi Gallo. Si va da Chiaiese, che va via con il fisico. Non veramente ha ancora tanto da dare Chiaiese in una partita di grande sacrificio anche lui. Cerca di servire però Saltarelli in maniera non troppo efficace. Saltarelli cade per terra. Non c'è stato intervento dell'arbitro, non c'è stato proprio l'intervento falloso. Rimessa laterale già battuta dal DLF Ciampino, che prova ad andare in contropiede. Non ha fatto neanche un tiro in porta. La formazione di Giuliani in questa partita sta meritando nettamente il risultato che sta maturando in questo finale di gara. Il San Filippo Neri, che è ancora in vantaggio da zero grazie alle reti segnate tutte nel primo tempo, a distanza di 10 minuti tra il sesto e il sedicesimo, segnate prima da Carli e poi da Pacifici. Alla battuta del rinvio dal fondo Sebastiani, arriva adesso, si va da Gallo. Lotto arriva da Gallo, ritorna indietro Lotto, non lo servono questa volta. In avanti è isolato Chiaiese, che prova con un dribbling di troppo ad andar via, senza trovare però troppa fortuna. Si ritorna quindi da Maponi, che deve rinviare, lo fa efficacemente. Moro è isolato, ma rischia il pressing, e occhio perché rischia di perdere il pallone. La palla viene sbattuta con forza sul ginocchio del nuovo capitano, che è Pacifici, e quindi fallo laterale per DLF. Alla battuta Franceschi, ma c'è prima un cambio, esce Frezza per DLF Ciampino ed entra di nuovo D'Ambrosio. Tanto qualche luce già si comincia a spegnere al Don Calabria Nuovo Aurelio. Calcio di punizione in favore di DLF Ciampino in questo momento per un fallo di Gozer. Alla battuta Pelliccioni con Franceschi, che arriva in sovrapposizione. Credo andrà lungo, però sembra. E così è. Cercare la sponda di qualcuno, di D'Ambrosio, che non arriva. Il pallone ancora per il 16, che viene frenato e messo per terra. Calcio di punizione interessante per DLF Ciampino, per una soluzione da fermo. Vediamo se sarà questa l'occasione per riaprire la partita, per riaprire i giochi. Alla battuta ovviamente o Moro o Franceschi. Sono in due sul pallone. In barriera vanno in tre, anzi quattro probabilmente. Vale dire Gozer, Lotto, Saltarelli e un altro compagno. Si allontana Moro, va Franceschi alla battuta. Franceschi potentissimo sul primo palo, senza trovare però fortuna. Intanto prova al volo Moro, una deviazione favorisce San Filippo, con Gozer che fa scorrere tranquillamente il pallone in fallo laterale. D'astuzia Gozer. Bisci alla battuta, lunga a cercare Franceschi, che prolunga il pallone centralmente, interviene molto bene Frezza, che allontana, poi D'Ambrosio non riesce ad agganciare. Allora Bisci può venir via, chiede ai suoi di alzarsi. Pallone buono per il 7, che allarga tutto. Dove sta arrivando Saltarelli? Occhio all'uscita di Maponi. Saltarelli! Maponi respinge addosso a Saltarelli. Non è neanche fortunato il 21 bianco-nero. E quindi rinvio dal fondo per Maponi. Gianluca che va in pressing, poi pallone rimpallato che termina in fallo laterale. Alla battuta Carattoli invece no, lascia Franceschi.
chiede l'aiuto dei compagni, va da D'Ambrosio, che però è isolato e quindi perde palla. Bisci riesce a trovare Gozer, che ha la possibilità anche di andare, cerca addirittura il tocco con mezza punta, mezzo esterno, non trovando però fortuna, non trovando però il tunnel tra le gambe degli avversari. Chiaiese, zona cross, allarga tutto, dal 17 che può andare al traversone, ma non è il motorino, quindi pallone che termina direttamente sul fondo per una comoda rimessa affidata al portiere Maponi. Siamo arrivati a quasi 10 minuti dalla fine, 11 minuti esatti, più non credo ci sarà recupero al termine della partita, e San Filippo Neri ancora in vantaggio 2-0. Calcio di punizione per DLF Ciampino, occhio a Franceschi che si fa vedere, vanno corto invece dietro da Pelliccioni, ancora Franceschi si fa vedere, infatti il pallone arriva al 4, arriva il pressing di Gozer, poi torna all'indietro con un passaggio rischioso, non c'era però il pressing degli uomini di San Filippo Neri. E quindi attenzione di nuovo a Franceschi che si fa vedere, il pallone è buono per lui, attenzione a Franceschi e alla sua corsa, Franceschi è anticipato però dall'uscita del estremo difensore Sebastiani, poi sbaglia qui a servire Gozer, il pallone quindi per un fallo laterale comodo, quasi in zona d'attacco per DLF Ciampino, colpo di testa in copertura di Gozer. Rimproverano il numero 9 Gozer per aver rinviato il pallone centralmente, attenzione adesso al DLF, ma c'era posizione di fuorigioco di rientro, secondo l'assistente, fuorigioco di rientro di D'Ambrosio, quindi calcio di punizione per San Filippo Neri che può respirare e può far scorrere secondi preziosi. San Filippo Neri vicinissimo alla sua seconda vittoria consecutiva dopo quella rimediata settimana scorsa sempre qui al Don Calabria contro il Monterotondo, primo in classifica nella Serie B Challenge, ma sappiamo tutti oramai, lo conosciamo bene questo torneo dell'UEFA Super League, racchiude le 10 squadre di Serie A e 5 di Serie B Challenge, San Filippo Neri è una di queste in Serie B Challenge, che però per adesso sta per vedere i suoi secondi 3 punti del suo campionato su 3 gare giocate. Settimana prossima dovrà recuperare la sfida contro Maccabi Roma, che fu rinviata 3 settimane fa ormai per impraticabilità di campo, aveva piovuto tantissimo, copiosamente in tutta Roma per tutta la giornata di quel mercoledì, l'unica partita giocata fu Lokomotiv Casilina contro Montagnola. Qui adesso intanto a Carattoli che vuole aprire sul versante di sinistra, dove però non trova Castagna, trova la chiusura di Chiaiese che protegge con esperienza e fisico il pallone in fallo laterale. Credo ci sia un'altra sostituzione in atto in questo momento, sì, perché si sta togliendo la pettorina, se non ho visto male, probabilmente Massullo, perché è l'unico senza numero. E vediamo chi uscirà per far posto a lui. Credo sia Bisci, anche lui ha corso tanto, anche lui ha speso tante energie. Il numero 3, buona prova. E dentro, credo Massullo, perché non avevo visto numeri sulle spalle, era l'unico senza numero, adesso vediamo se si gira. E invece il numero ce l'è come, quindi ho preso una cantonata io, entra Giannella. Giannella per Bisci. Sponda dietro per nessuno. Pelliccioni. Si fa vedere Franceschi che si allarga, il pallone centrale però è sbagliato, Lotto recupera ma soltanto per un attimo, Moro si gira, torna dietro da D'Ambrosio, occhio alla possibilità per andare in avanti, colpo di testa di Gallo ad allontanare, attenzione ancora al DLF che viene messo per terra in area di rigore, vediamo che cos'è. Credo calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Vediamo se andranno al VAR. Vediamo se andranno al VAR. Ci sono le proteste di Gallo. Non credo si andrà al VAR. Quindi credo che la decisione definitiva sia calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. E così è. Quindi altra possibilità da fermo per DLF Ciampino, l'arma che può essere letale per tornare in partita 10 minuti dalla fine, anzi poco meno di 10 minuti dalla fine, perché ne mancano 8 all'incirca e San Filippo Neri ancora sopra di 2.
occhio alla battuta. La conclusione è che non si abbassa a sufficienza per l'ennesima volta. Palla quindi direttamente in fallo di fondo. San Filippo Neri sospira di sollievo. E si va quindi da Giannella, che apre e trova addirittura l'inserimento di Gozer. Vediamo se è la possibilità per lui. C'è. Gozer avanza in velocità e in uno contro uno. Gozer calcia sull'esterno della rete. Si faceva vedere dentro comunque il numero 21 Saltarelli. Gianluca Gozer ha provato comunque la conclusione, la soluzione personale in uno contro uno, molto allargato sulla sinistra contro Maponi. C'è anche un'altra sostituzione però per San Filippo Neri, perché si sta togliendo la giacca Bocci, l'altro Bocci, fratello. E vediamo chi arriverà al suo posto. Siamo a 5 minuti dalla fine. 5 minuti dalla fine, è uscito Chiaiese, anche per lui partita da sufficienza piena. Pallone in verticale, interessante per il colpo di testa però di Galli, che rinviene molto bene da lontana. Sebastiani cerca la soluzione filtrante, fa il velo Pacifici, e quindi rinvio dal fondo già battuto da DLF. Occhio adesso a Pelliccioni. Gozer rimane alto insieme al suo compagno dal 7, poi si alza in pressing De Marinis. Pelliccioni rinvia e devia, colpo di testa in avanti di Gozer, che prova a servire Saltarelli, che commette fallo su Pelliccioni. Calcio di punizione per DLF e cartellino, non credo ci sia sì, cartellino giallo mostrato addirittura a Saltarelli, forse un po' generoso. 4 alla fine e 2-0 San Filippo Neri. Ok, al pallone in verticale, interessante troppo però sul posizionamento centrale di Sebastiani, che blocca il pallone. Finora Sebastiani uno degli spettatori non paganti di questa sfida. Colpo di testa di Fiorio, che non commette fallo. Poi Gallo che si prende fallo d'esperienza. Calcio di punizione quindi per San Filippo Neri. Si fa vedere correndo come un treno Giannella sulla out di sinistra. Il pallone vediamo se sarà per lui. No, vogliono andare in avanti, vogliono andare in gol. Pallone per il 21, che può andare al traversone, lo fa partire, c'è la deviazione che lo favorisce in fallo laterale, in zona d'attacco per San Filippo Neri, che continua ad attaccare inesorabilmente, imperterrito, alla ricerca del 3-0, alla ricerca del tris, i tre gol come i tre punti che sta per incassare. 3 minuti alla fine. C'è però stato un fischio dell'arbitro per una soluzione da fermo, calcio di punizione per San Filippo Neri. Anche questa è interessante per un traversone al centro, anche se non c'è più la torre di Adamo. C'è Gozer e soprattutto c'è Gallo, che è il più alto di tutti per adesso, e si va a posizionare centralmente, altrimenti con un mancino si potrebbe anche andare in porta, ma la vedo molto dura. La battuta è al centro, la palla viene bucata da tutti, ma poi c'è stato un fischio del direttore di gara per una trattenuta in attacco, calcio di punizione per DLF Ciampino, che deve accelerare le azioni se vuole quantomeno provare a rendere meno duro questo passivo. Fiorio, dietro da Pelliccioni, Franceschi si fa vedere. È coperto però da Gozer. Allora Pelliccioni è costretto a tornare dietro da Maponi. 2 minuti alla fine, anzi 1 minuto alla fine adesso. Maponi sbaglia il rinvio. Occhio adesso a Pacifici, che non trova l'impatto col pallone. E allora DLF ha una delle ultime opportunità per andare in gol in questa partita, altrimenti il passivo
rimarrà di 2-0 e rimarrà sempre con un solo gol segnato in tutto il campionato. Qui intanto c'è un contatto, occhio però perché c'è una mischia clamorosa, c'è un faccia a faccia, un face to face, rissa clamorosa che si sta accendendo in questo momento all'ultimo. Mani in faccia a Gallo del 77, Urcioli. Mani in faccia ancora, tante urla, vediamo se l'arbitro arriva a calmare le acque con qualche cartellino. Che brutto modo di terminare una partita che sportivamente e a livello agonistico non aveva nulla da recriminare. È stato fischiato un fallo in attacco, ma c'è ancora tanto astio, soprattutto con Gallo, che va a muso duro, durissimo, su Castagna. Va a muso duro su Castagna. L'arbitro adesso non so se allungherà il brodo, si allungherà la partita per qualche minuto in più, per qualche secondo in più, perché siamo arrivati ormai al minuto 80, in questo momento preciso. E quindi 40° del secondo tempo che se n'è andato. Vediamo se fischierà la fine adesso o porterà avanti ancora le cose. Attenzione però perché c'è ancora... Occhio perché vogliono il VAR, credo che vogliano andare al VAR per un calcio di rigore, non riesco a capire benissimo da ciò che stanno dicendo in campo, vogliono il VAR a tutti i costi, credo forse a questo punto per l'espulsione, perché lo stava chiamando San Filippo Neri, vorrebbero il VAR, vorrebbero la revisione dal monitor per credo qualche manata in faccia che l'arbitro non ha visto. Adesso vediamo un attimo, si stanno spiegando, il clima è tornato nella norma, tra virgolette. No, la partita ormai è finita, anche a livello di risultato, perché il San Filippo Neri aveva già congelato la pratica nel primo tempo con DLF Ciampino che non era mai riuscito ad andare in porta, ma c'è la chiamata del VAR per la gioia della mia compagna di viaggio Martina Gaiba. E adesso vediamo quale sarà la decisione definitiva con l'arbitro che allunga quindi il brodo della partita quando siamo arrivati ormai a un minuto oltre l'80°. Si va un minuto oltre quindi il tempo regolamentare e le... E le situazioni, insomma, le tempistiche saranno ancora lunghe, avrete ancora da sopportarci per un po', amici da casa di YouTube, perché adesso è in atto la VAR review. Vogliono capire dove si è iniziato il fallo, il punto esatto in cui si è iniziato il fallo. Martina Gaiba è direttore di gara a stretto colloquio per capire cosa fare. Oramai la partita è finita e il San Filippo Neri sta conducendo ancora per 2-0. Gli animi intanto si sono ristabiliti in campo, si sono calmate un po' le acque in un finale di partita thriller davvero. Con qualche manata in faccia e qualche bisticcio di troppo. Il freddo si fa anche sentire, amici da casa. Voi che ci starete ascoltando al caldo, davanti a un camino acceso magari. Una decisione è stata presa, vediamo che cosa dice il direttore di gara. Vediamo cosa decide il direttore di gara, che si sta mettendo la mano in tasca. Sta mettendo le mani in tasca? No, solamente per indicare VAR e... cartellino giallo. VAR e cartellino giallo. Cartellino giallo dato a Caccioni. Credo sia stato per rivedere magari una manata in faccia o qualcosa in più. Per un finale...
che non ci aspettavamo in una partita corretta sotto tutti i punti di vista. Occhio alla corsa del 4, Giannella allarga, poi va da Gozer che ha un po' di campo per andare, ancora Gozer, dribbling contro dribbling, non riesce a rinvenire sul pallone, il fallo laterale è per DLF Ciampino, l'arbitro non fischia ancora anche se è in bocca, il fischietto ce l'ha. Siamo ormai 4-5 minuti oltre la fine del tempo, ma non c'è più tempo, fischia tre volte il direttore di gara, il San Filippo Neri strapazza il DLF Ciampino, vince 2-0 grazie alle reti arrivate tutte nel primo tempo, prima da Carli al sesto minuto e al sedicesimo per il raddoppio arrivato con Pacifici. Io e Martina Gaiba dunque vi ringraziamo per essere stati con noi, averci seguito amici di YouTube, e noi vi diamo appuntamento alle prossime sfide. A presto!